Come sappiamo, tantissimi attori hanno mosso i loro primi passi nel cinema horror. Alcuni esempi particolarmente famosi sono Kevin Bacon in Venerdì 13, Johnny Depp in Nightmare e Jamie Lee Curtis in Halloween. Sono i nomi più conosciuti, quelli che si usano sempre quando si parla di divi di Hollywood che hanno esordito con il cosiddetto cinema di genere. La lista però è particolarmente lunga. Proprio per questo abbiamo deciso di proporvi altri 5 nomi che si sono fatti le ossa in pellicole piene zeppe di sangue. Attenzione, non si tratta di esordi cinematografici in tutti i casi. Ma una cosa è certa, la loro carriera era appena all'inizio. L'esordio cinematografico di Charlize Theron è avvenuto in Grano Rosso Sangue 3, diretto nel 1995 da James Hitchcocks. Peccato però che il suo personaggio non pronunci neanche una parola. Prima di diventare Superman, Henry Cavill ha interpretato tale Mike in Hellraiser Hellworld, il settimo capitolo della saga Hellraiser. Altro esordio cinematografico decisamente poco conosciuto è quello di Tom Hanks Quello lì è Forrest Gump, coach. nel film horror slasher He Knows You're Alone, diretto nel 1980 da Armand Mastroianni. Nello specifico l'attore interpreta uno studente di psicologia di nome Elliot. Anche George Clooney fa parte di questo elenco. Anche se in realtà si tratta di una commedia horror e non di un vero e proprio film dell'orrore. In ogni caso, la scuola degli orrori rappresenta il suo esordio. Nel film l'attore interpreta una guardia giurata di nome Oliver. Il primo ruolo importante di Brad Pitt Buongiorno. è arrivato nel 1989 con il film Cutting Class, conosciuto da noi con i titoli Il ritorno di Brian, L'assassino è nel college e Giovani omicidi. L'attore interpreta Dwight, il fidanzato della protagonista, e per tutto il film è il principale sospettato, per poi uscirne vincitore. Dal vostro Filippo è tutto. Continuate a seguire Screen Week iscrivendovi a tutti i canali social e a quello YouTube per altre curiosità horror.